Amici di Frontiere Proibite, benvenuti, benvenuti a questo secondo appuntamento con Oltre Frontiera, la rubrica che si occupa di rispondere alle domande e alle curiosità che man mano arriveranno attraverso i commenti, quindi vi invito ad iscrivervi al canale oppure attraverso la mail ufficiale del canale frontiereproibite@gmail.com oppure direttamente attraverso il mio indirizzo email robertolapaglia@gmail.com. Quindi benvenuti da Roberto Lapaglia, benvenuti dal Giornale dei Misteri e iniziamo subito con la domanda che ci è arrivata da Annalisa da Macerata. Ciao Annalisa, grazie per seguire il canale. Annalisa ci chiede maggiori informazioni in merito alla piramide di Yonaguni. Beh, cara Annalisa, la piramide di Yonaguni potrebbe essere, almeno secondo alcuni ricercatori, la prova dell'esistenza del continente Mu. Mu, insieme agli altri due mitici continenti, Atlantide e Lemuria, da sempre ha fatto in pratica impazzire gli archeologi, i ricercatori, gli storici. La piramide di Yonaguni si trova in un'area che va dalle coste di Okinawa fino alle isole Ryukyu in Giappone. Si tratta di un complesso architettonico che, pensa addirittura, è stato datato intorno all'8000 a.C. In pratica è una ziggurat, la tipica costruzione della Mesopotamia, degli antichi babilonesi, che si trova a circa 25 metri di profondità e che ha una superficie di 50 metri di larghezza e 20 metri di ampiezza. Nessuno sa chi costruì questa piramide, nessuno sa il perché. In molti hanno cercato di portare avanti delle ipotesi, alcuni, come dicevo prima, l'hanno fatta risalire all'antico continente Mu. Ad oggi purtroppo i riflettori si sono un po' abbassati rispetto alla piramide di Yonaguni, ma torneremo su questi tre particolari continenti in una delle prossime puntate del mercoledì su Frontiere Proibite. Quindi grazie Annalisa per averci contattato e noi andiamo avanti e, visto che ci troviamo nell'antichità, andiamo nell'antico Egitto per una domanda davvero molto molto interessante. Come dicevamo prima, ci spostiamo nell'antico Egitto e lo facciamo grazie alla domanda che ci è pervenuta da Francesco da Ascoli Piceno. Ciao Francesco. Francesco in pratica scrive: ho visitato molte librerie online e spesso mi sono imbattuto in testi dal titolo Il libro di Tot. So però che questo libro molto probabilmente non è mai esistito. Potreste dirmi di più al riguardo? Beh, Francesco, in effetti non hai tutti i torti, perché il libro di Tot molto probabilmente non è mai esistito. Oppure, se è esistito, non ne abbiamo traccia. Addirittura molti pensano che non si trattasse in realtà di un vero e proprio libro. Ma cerchiamo di capirne di più. Secondo la tradizione egiziana, in un periodo di tempo che va dai 10.000 ai 40.000 anni fa, il semidio Thoth inventò la scrittura e la portò tra gli uomini, ma fece questo soprattutto allo scopo di scrivere un libro, appunto il mitico e famoso libro di Tot, libro che, se ben interpretato, avrebbe dato agli uomini la possibilità di diventare dei veri e propri dei. Del libro di Tot abbiamo in effetti tre menzioni durante l'arco della storia. La prima si trova nel papiro di Turis e riguarda la storia di un complotto ai danni del faraone, complotto che sarebbe stato portato avanti appunto attraverso il libro di Tot da parte di alcuni sacerdoti.
il complotto non andò a buona fine e il faraone, oltre a far uccidere i sacerdoti, fece distruggere il libro. Il secondo indizio si trova nella famosa stele di Metternich. Secondo la stele di Metternich, fu lo stesso dio Thoth a distruggere il libro, in quanto ritenuto troppo pericoloso per l'umanità e comunque l'umanità non degna di prenderne possesso, non degna di leggerlo. Terzo indizio, in un manoscritto redatto in demotico dove si racconta la storia di Setne, un faraone che cercava in maniera quasi ossessiva il libro di Thoth, appunto per assurgere alla divinità. Per fare questo fece profanare una tomba, ma questo scatenò anche una grande maledizione che distrusse quasi interamente la famiglia del faraone. Da quel momento il libro venne nuovamente nascosto e se ne perse ogni traccia. Ultima curiosità, secondo molti il libro di Thoth non sarebbe nient'altro che gli arcani maggiori dei tarocchi. Questa teoria però sembra rientri molto nella fantasia, non corrisponderebbe al vero e ne abbiamo tra l'altro parlato in un nocturnal durante l'incontro con la studiosa e insegnante di cartomanzia e arti divinatorie, la nostra amica Irene Angelini. Detto questo, restate con me perché tra poco ritorneremo nuovamente ai nostri giorni. Parapsicologia, visioni dal passato, chiaroveggenza, questi gli scenari nei quali ci porta la domanda di Arianna da Roma. Ciao Arianna. Arianna ci scrive: insieme a mio padre ho seguito una vecchia serie della Rai, uno sceneggiato dal titolo ESP. Nello sceneggiato si parlava di un particolare personaggio. Potreste dirmi qualcosa di più? Beh, sì, in effetti allora il personaggio al quale ti riferisci era Gérard Croisset e lo sceneggiato SP fa parte dei tanti sceneggiati Rai, i vecchi sceneggiati che si occupavano in maniera molto molto particolare, molto bella tra l'altro, almeno a mio modesto avviso, del mondo dei misteri. Oltre ad ESP ricordiamo Un ritratto di donna velata, Il segno del comando, anche questo mitico sceneggiato, un vero e proprio cult. ESP andò in onda sul canale Rai in 4 puntate nel 1973 e il personaggio di Gérard Croisset era interpretato da un grande attore del firmamento degli attori italiani che era Paolo Stoppa. Croisset in realtà è davvero esistito, è morto nel 1980. È stato uno dei più grandi sensitivi specializzato nel rintracciare persone scomparse, ma lo faceva in maniera davvero particolare e adesso vi spiego il perché. Croisset tra l'altro collaborò moltissimo non soltanto con la polizia olandese ma anche con quella americana, quella francese, quella tedesca. In pratica Croisset utilizzava un metodo abbastanza particolare, cioè attraverso il tatto, ovvero toccando fotografie o oggetti che erano appartenuti appunto alla persona scomparsa, aveva delle visioni nelle quali riusciva in qualche modo a vedere dove si trovava quella persona in maniera non approssimativa ma spesso molto molto esatta. Il caso più importante che trattò Croisset fu quello di Menno Bergsman, un ragazzo che era stato dato per scomparso già da alcune settimane. Da premettere che Croisset era, tra virgolette, specializzato nel rintracciare persone o comunque nel vedere fatti che avevano a che fare con l'acqua. Questo molto probabilmente perché da piccolo
aveva rischiato di affogare, si era salvato quasi a stento. E questo particolare è davvero interessante perché molti sensitivi, molte persone che hanno avuto il dono della visione, hanno avuto questo dono proprio in seguito ad un evento traumatico. Tra questi basta ricordare Edgar Cayce. Ma ritorniamo al nostro argomento. In questo caso Croiset seguì un metodo assolutamente diverso dal solito. Non ebbe nessun contatto né con gli investigatori e neanche con i familiari. Non ebbe nessun oggetto appartenuto al ragazzo, ma svolse il suo compito esclusivamente attraverso delle telefonate. Nell'ultima di queste, Croiset praticamente indicò un molo, quindi dell'acqua, disse che il ragazzo purtroppo era affogato proprio in quel punto e indicò in maniera ovviamente molto generale il posto dove avrebbero potuto trovarlo. Tra le altre cose, disse che in questo molo attraccavano dei battelli, c'era un palo e intorno a questo palo si trovava un vecchio copertone di automobile. Gli investigatori andarono appunto a compiere le loro ricerche. Si recarono sul posto, i sommozzatori iniziarono il loro lavoro. Ad un certo punto uno dei sommozzatori tirò fuori dall'acqua un vecchio copertone che buttò sul molo. Dei ragazzini che si trovavano proprio da quelle parti per seguire quanto stava accadendo, presero questo copertone e lo infilarono appunto nel palo. Dopo pochi minuti un altro sommozzatore uscì dall'acqua indicando a tutti che aveva trovato il corpo del bambino. Alieni, ufologia, ipotesi extraterrestre. Questi gli scenari con i quali chiudiamo questo secondo appuntamento con Oltre Frontiera e lo facciamo prendendo spunto dalla curiosità che ci è pervenuta attraverso la mail ufficiale del canale, che ripeto è frontiereproibite@gmail.com, ma ovviamente prenderemo spunto anche dai vari commenti, quindi vi invito ad iscrivervi al canale e se vi fa piacere poi a lasciare i vostri like. La domanda arriva da Esther da Milano, la curiosità. Ciao Esther, ciao Milano. Esther ci scrive, ma è possibile che tutte le antiche raffigurazioni che sembrano raffigurare degli alieni non vengano prese in considerazione in vista di un antico contatto avvenuto nella storia? Beh, Esther, la tua curiosità per avere una risposta meriterebbe davvero uno o più episodi addirittura. Io ti posso dare il mio modestissimo parere, condiviso anche da altri ricercatori, ovviamente non da tutti, perché come tu sai il tema del contatto alieno nella preistoria, nel passato, divide spesso i ricercatori. Alcuni asseriscono che sia avvenuto, altri non ne sono assolutamente convinti. Le raffigurazioni alle quali ti riferisci e delle quali abbiamo spesso parlato, ne abbiamo tantissime, il deserto del Tassili, l'uomo di Marte, e le varie raffigurazioni in Val Camonica, evidentemente sono una traccia, sono un ragionevole dubbio che, come tu sai, è la madre di tutte le grandi ricerche, quindi non la verità assoluta, anche perché molto probabilmente la verità assoluta non esiste, ma di certo uno spunto importante per iniziare ad approfondire mantenendo la mente aperta e lontana da tutti gli stereotipi. È fuor di dubbio che i nostri antichi progenitori, quando iniziarono a raffigurare determinate cose, determinate scene, determinati personaggi,
non erano certo mossi dal senso artistico. Il senso artistico venne molto dopo. I primi uomini che iniziarono a raffigurare questi strani personaggi di certo raffiguravano eventi dei quali erano stati testimoni o dei quali avevano avuto racconto, dei quali erano venuti a sapere tramite racconti da parte di altri. Anticamente, infatti, la pittura era l'espressione del quotidiano, quindi veniva raffigurato ciò che veniva ritenuto importante, ciò che si vedeva, ciò che si conosceva, ma anche ciò che non si conosceva ma che si palesava ai loro occhi. Quindi sicuramente, a mio modesto avviso, contatto alieno avvenuto nel passato, contatto alieno ricordato attraverso le pitture rupestri. E con questo io chiudo Oltre Frontiera, la seconda puntata di Oltre Frontiera. Attendo ovviamente le vostre domande, le vostre curiosità. Vi invito ad iscrivervi al canale, vi do appuntamento per il terzo episodio settimana prossima e contemporaneamente anche per la classica puntata del mercoledì. Grazie per essere stati con me, grazie dal Giornale dei Misteri, ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti!